Midor, detergenti e igiene ovunque. Oltre al prodotto, c'è di più. Competenza, servizio, puntualità. Scegli Midor. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino ad Urbino. Per info 0722 362635. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Mi fa molto piacere, sono assolutamente, mi sono emozionato, che di solito non dovrebbe più succedere troppo, invece qui è avvenuto e sono onoratissimo di questo riconoscimento che non immaginavo e quindi ho pensato di parlare tra di noi, ecco, ho pensato di condividere, di continuare a dire a voce alta dei suggerimenti che vorrei cercare di, a cui vorrei cercare di rimanere coerente e di farlo davanti a così tante persone importanti e a così tanti giovani che mi hanno onorato della loro presenza. È l'uomo al centro, perché se ci dimentichiamo tutto quello che stiamo facendo, per che motivo lo stiamo facendo, non rimane, mi pare che non rimanga molto senso, ecco. E in realtà stiamo cercando di fare meglio, stiamo cercando di fare servizi, prodotti, attività e magari anche un rilascio di qualche tipo di esperienza affinché venga migliorata da chi ci segue, non affinché venga fruita da qualcuno o da tanti e nel modo corretto, insomma, ecco. E credo che il miglior sapere che risiede in queste istituzioni come l'Università di Urbino sia poi necessario perché l'umanità progredisca. Quindi non esiste violenza, non esiste nulla paga alla lunga. Il mondo non è dei furbi, ecco, il mondo è di quelli che si impegnano e che studiano e che cercano di rilasciare qualcosa di buono. Beh, la fibrocistica è una malattia genetica grave che ha, ahimè, in Italia, in Europa, in paesi diciamo a maggioranza caucasica, ha degli effetti molto importanti. Ho dimenticato di dire, ma lo si capisce abbastanza, che la fibrocistica, pur essendo una malattia quasi sottile, in realtà la conoscenza della quale può aiutare molte altre malattie genetiche, quindi facciamo la nostra parte anche al di fuori della fibrocistica stessa. Sono stato fortunato, diciamo, cofondatore di un'istituzione che oggi è un'istituzione primaria in Italia per il sostegno alla ricerca della fibrocistica. L'Italia, che è un paese generoso, che ha un sistema sanitario nazionale che è unico al mondo perché i costi sono tutti pagati e la qualità del servizio erogato è una qualità di livello mondiale. Quindi mi è piaciuto raccontarlo perché la generosità degli italiani la si misura in oltre 40 milioni di euro in meno di 20 anni di effettiva raccolta e la si misura in una presenza in tutto il territorio. Il sud Italia, che spesso viene vituperato, in realtà è di straordinaria generosità, capacità di raccogliere, capacità di comunicare. Quindi, ecco, io penso che un po' con la Fondazione per la Ricerca sulla Fibrocistica e un po' col premio Gaetano Marzotto, un po' con la mia piccola attività che cerco di fare da imprenditore tutti i giorni, posso testimoniare un'Italia meravigliosa. Un momento importante perché si tratta di un imprenditore particolarmente vivace nella scena nazionale e internazionale, ma devo dire anche con una visione di grande attenzione ai valori, alle ricadute sociali. È un po' una visione che io cerco di stimolare nei giovani
e anche quando incontro gli imprenditori, cioè di cercare con tutta l'attenzione a produrre ricchezza e quindi a fare business, ma anche a utilizzare le risorse per il bene comune, cioè perché possa questa società migliorarsi. E allora da questo punto di vista oggi è stata una testimonianza autentica, probabilmente anche abbiamo colto un'emozione vera. In altri momenti lui è stato qua, è una persona di una grande brillantezza, oggi lo è stato particolarmente, ma a quella brillantezza abbiamo colto anche l'emozione di una persona, quindi ci ha restituito davvero quello che è diciamo, l'esempio di un imprenditore autentico di cui il nostro paese è orgoglioso. Nato a Roma, Matteo Marzotto ha operato sin da giovane nell'azienda dell'omonimo gruppo, maturando esperienze manageriali lungo tutta la filiera del tessile abbigliamento e allargando gli interessi ad altri campi. Un curriculum impressionante che lo ha condotto a ricoprire incarichi di prestigio in importanti organismi. Già presidente dell'Ente Nazionale Italiano per il Turismo, ha guidato come presidente e amministratore delegato con grande competenza le sorti della Fiera di Vicenza, promuovendo l'Italian Exhibition Group, SPA, primo esempio in Italia di integrazione tra diverse società fieristiche, tra le quali la Fiera di Vicenza con la Rimini Fiera. Direttore generale operativo e poi presidente di Valentino SPA, ha acquisito successivamente e rilanciato la celebre casa di moda Vionnet, di cui è stato anche presidente. È stato presidente di Little Moda International Lab, concorso internazionale di stilisti emergenti. Presidente dal 2016 della Don Dapp, azienda che conserva il quartier generale a Fossombrone, in piena Valle del Metauro, Marzotto è stato consigliere e poi presidente del Centro Universitario di Organizzazione Aziendale e consigliere di amministrazione di importanti aziende quali Brunello Cucinelli S.p.A., Morelato Sector e Mille Miglia S.r.l. È stato ambassador dell'Esposizione Universale Expo Milano nel 2015. Notevole il suo impegno di civil serving. Fondatore e presidente della Fondazione per la Ricerca sulla Fibrosi Cistica, è invitato permanentemente al Consiglio Generale di Nuovi Orizzonti dell'Associazione Internazionale Privata di Fedeli di Diritto Pontificio.